Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere assieme la differenza tra una bici ciclocross e una bici da gravel, che sembrano molto simili, ma in realtà hanno molte differenze. Partiamo col vedere la bicicletta da ciclocross, che fino a qualche anno fa era la più conosciuta, proprio perché il ciclocross è una specialità che si fa da molti anni, a mio parere molto sottovalutata. Difatti vediamo dei campioni come Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe, Sagan che l'hanno praticata e adesso abbiamo visto cosa hanno saputo fare. E partiamo proprio dalla bici, che principalmente la possiamo trovare in carbonio, perché la bici a ciclocross è una bici utilizzata proprio per le gare, quindi è molto performance. La troviamo con dei componenti sempre di alta gamma, molto simile alla strada, quindi possiamo trovare ruote in carbonio, possiamo trovare il telaio in carbonio. Il telaio da ciclocross è più allungato e più ribassato rispetto a quello gravel e possiamo trovare il movimento centrale che è più rialzato rispetto al terreno. Questo perché ci aiuterà a guidare la nostra bicicletta da ciclocross e ad evitare gli ostacoli. Difatti nel ciclocross troviamo molti ostacoli da saltare, infatti ultimamente negli ultimi anni si tende a saltarli in bici. Ha una forma del telaio che è molto tradizionale se la vediamo, difatti certi marchi se non buttiamo bene l'occhio sembrano che fanno dei telai ogni anno uguali. Questo perché si corre tanto con la bici in spalla, difatti quando c'è molto fango, quando trovano dei terreni molto sabbiosi, devono correre con la bici in spalla, quindi deve essere comoda. Se si va a fare delle geometrie molto complicate, quando si andrà poi a mettere la bici in spalla, ti darà un po' fastidio. Quindi per questo si hanno dei telai molto tradizionali. Abbiamo dei rapporti abbastanza ristretti, molto simili alla strada. Questo perché essendo una bici da gara, bisogna spingere molto e quindi non si va a mettere una cassetta molto grande, tipo sulla bici da gravel che poi andremo a vedere più dettagliatamente. Abbiamo dei pneumatici che principalmente sono usati dei tubolari. Nel ciclocross soprattutto si sente molto la differenza tra un tubolare e un copertone, adesso stanno arrivando anche i tubeless, però attualmente si usano principalmente i tubolari e li troviamo con sezione massima proprio detta dall'UCI di 33 mm. E quindi questa bici è principalmente usata per le gare, anche se troviamo dei telai molto simili. Difatti, certe case costruttrici usano lo stesso telaio per il ciclocross anche per il gravel. E adesso andiamo a vedere proprio le bici gravel, che si possono differenziare in moltissimi tipi, proprio perché abbiamo quelle un po' più racing, che sono molto simili al ciclocross fatte in carbonio, e altre molto più simili alla mountain bike. Di base, il gravel la bici gravel proprio adatta per il cicloturismo perché abbiamo proprio dei fori sia davanti che dietro adatti a mettere i portapacchi anteriore e posteriore per fare bikepacking, cioè farsi dei viaggi in bici. Quindi è una bici che deve essere comoda e che ci deve portare su tanti tipi di terreno. Rispetto a quella da ciclocross, i telai possiamo comunque trovarli in carbonio. Qua possiamo avere dei materiali maggiori perché possiamo trovare delle bici top di gamma con telaio in carbonio, acciaio e anche titanio, che è un materiale molto rinomato che si usava anche nelle bici top di gamma da strada fino a qualche anno fa. Come abbiamo detto prima, ci sono dei telai molto simili al racing e molto simili al fuoristrada, ma quasi tutte sono caratterizzate dalla comodità della bici. Questa bici ci fa andare su ogni tipo di terreno, almeno quasi tutti i tipi di terreni, e l'importante è che sia comoda. Difatti, rispetto al ciclocross, è più rialzata davanti e abbiamo il movimento centrale che è di qualche centimetro più basso rispetto a quello che troviamo sul ciclocross, che difatti ci aiuta a superare gli ostacoli. Qua invece bisogna rimanere comodi e quindi è più ribassato. Possiamo trovare dei telai molto più lavorati, soprattutto molto più aerodinamici e molto più belli anche da vedere rispetto a quelli del ciclocross che sono sempre quelli. Perché non dobbiamo proprio mai mettere la bici in spalla, l'idea non è quella di caricarsi la bici in spalla.
che poi si va a fare delle strade molto rovinate dove si fa fatica andare e possiamo metterci la bici in spalla, può essere un caso, però non sono studiate per mettersi la bici in spalla. Le possiamo trovare con dei pneumatici dai 38 ai 50 mm, quasi come una mountain bike. Questo ci porterà ad avere delle pressioni più basse e ci porterà comunque ad avere una bici più comoda. Le ruote possiamo trovarle anche qua in carbonio, ma come nei telai si tende ad avere delle ruote più robuste e più comode, quindi anche qua i materiali sono molto più vari e non si tende proprio a trovare la ruota, quella più leggera e quella più aerodinamica. Ma l'importante nel gravel di solito è avere la ruota più robusta e più comoda proprio. E troviamo un ampio range di rapporti, perché questo range di rapporti ci farà andare dappertutto. Nel gravel l'importante è viaggiare, è far macinare molti chilometri in tranquillità e quindi avere una scaletta di rapporti maggiore ci aiuterà a superare tutte le strade, anche quelle più impervie. L'abbiamo accennato prima e nel gravel c'è un manubrio specifico, rispetto a quello da strada è più largo e sotto si allarga e questo ci darà più stabilizzazione e più comodità. Perché non si può usare nel ciclocross? Perché ovviamente già se vediamo una griglia di partenza sono tutti attaccati e fanno dei passaggi molto stretti dove bisogna guidare la bici, con dei manubri così sarebbe tutto più scomodo per loro. E quindi principalmente queste sono le caratteristiche che possiamo trovare su una bici da gravel e su una bici da ciclocross. La bici da ciclocross è quella più racing e quella da gravel è quella più cicloturistica, con tutte le caratteristiche che vi ho elencato fino adesso. E se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per supportarmi. Io ti saluto e speriamo di vederci alla prossima.